Innanzitutto una prima critica è positiva per, direi, per l'impegno, come dire, emotivo che coloro che sostengono la rivista in un momento così difficile per l'editoria di nicchia come può essere quella della fotografia. Quindi nessuna critica, anzi in questo senso sento una certa meraviglia e una certa anche commozione nel vedere voi giovani che, va bene, avete questa grande passione che vi anima. La rivista già ha una sua caratteristica che io condivido tutto sommato, anche se sono un uomo cartaceo. Va bene, le riviste online ormai hanno il loro significato, hanno il loro ruolo e soprattutto hanno il loro futuro. Devo dire particolarmente che la rivista online, ne ho viste tantissime, la rivista online, questa rivista online è molto ben curata dal punto di vista grafico, dal punto di vista della definizione e soprattutto anche per la dinamica con cui si può consultare la rivista. Poi naturalmente la mia attenzione, come dire, più calda, più appassionata va alla rivista cartacea, perché io diciamo sono della generazione più che altro della carta, pur lavorando anch'io al computer per necessità appunto universitarie. Il Sud diciamo che non è un territorio estremamente ambiguo da questo punto di vista e non è estremamente recettivo. Ha un cuore caldo per la fotografia, lo dimostra la sua storia, la sua tensione, soprattutto la sua tensione di carattere, direi, espressionista nella fotografia, che oggi ha meno significato, ma ha avuto significato nei tempi andati. Però obiettivamente il Sud, nella veicolazione della fotografia, del commercio della fotografia, dell'impegno nelle mostre fotografiche, il Sud è stato sempre molto freddo, e soprattutto il Nord, l'elemento più caldo rispetto alla fotografia, il centro nord, ecco, direi. Però questo non significa che non bisogna battersi per un Sud fotografico in senso più esteso, voglio dire. La fotografia non è una delle arti isolate, voglio dire, che vivono il proprio compartimento stagno legato alla icona, all'immagine, punto e basta. La fotografia invece si articola con tutte le altre, con le altre arti. Ho avuto momenti difficili per creare questo link, queste articolazioni, però io trovo invece i rapporti della fotografia estremamente fattivi, estremamente suggestivi con la letteratura, per esempio con la poesia, con l'architettura, con anche gli stessi reportage, per quanto, come dire, obiettivi e freddi possono apparire, se andiamo a valutare con una maggiore attenzione questi obiettivi ci rendiamo conto come essi invece si integrano e hanno, come dire, degli spike, cioè delle curve, bene, assolutamente personali e assolutamente legati non soltanto al fatto di cronaca o al fatto, come dire, o all'accadimento, ma legati proprio a una spiritualità sociale, bene, a una sociologia del sentimento che la fotografia veicola in maniera forte e, direi, in maniera decisa. Se dovesse dare un consiglio ai giovani che si approcciano per la prima volta alla fotografia, cosa direbbe? Direi di insistere su questo loro desiderio di approccio. E una cosa che direi però è quello di valutare molto la tecnica, scegliere la tecnica e studiare la tecnica, perché una fotografia non è certamente il dito che si pigia su un pulsante e si scatta, va bene. Possono esserci anche dei motivi interessanti anche su questo fatto estemporaneo, però la fotografia ha bisogno di un supporto tecnico. Certamente non deve apparire poi questo supporto tecnico, deve essere vestito bene della capacità di vedere attraverso un occhio fotografico che non è più quello della macchina ma è quello dell'autore. La tecnica e soprattutto l'attenzione bene, verso l'occhio fotografico non devono costituire l'impulso per continuare.